Fondamentalmente è vero, l'idea, cioè, si occupa non solo Trieste, ma fondamentalmente l'intero territorio mistilingue, ovvero tutti i territori in cui ci sono anche sloveni in quantità significative. Quindi magari oggi non si ricorda, ma Monfalcone, Cividale, Tarvisio, ritenendo che con l'occupazione si fosse risolta la questione territoriale. Questa cosa opportunamente non ha l'effetto sperato perché, soprattutto direi, oltre alle questioni geograficamente puntuali sull'utilizzo del porto, bisognava fare capire che un'evoluzione di quel tipo, anche più a nord rispetto ai regimi occupazionali sovietici, non, cioè, in qualche modo bisognava evitare di costituire un precedente per il complesso delle forze militari di ispirazione comunista in Europa. Il momento in cui diplomazia jugoslava si rende conto che la cosa non ha funzionato arriva piuttosto presto, quando di fatto si arriva ad una dimostrazione militare che si avvicina molto ad una minaccia di guerra, cioè va bene, gli jugoslavi occupano Trieste e i neozelandesi compenetrano a Trieste, poi però le truppe occidentali, che intanto si erano moltiplicate sul territorio, continuano, cioè ricevono l'ordine di avanzare compenetrando la zona di occupazione jugoslava e arrivano ad un certo numero di chilometri a est di Gorizia. Questa è una dimostrazione consistente. Gli jugoslavi capiscono che non si può scherzare, intanto già stavano bruciando l'archivio dell'ambasciata americana a Belgrado e si cede. Io documento qui chiaramente nelle questioni più concitate il documento scritto ha dei limiti perché le comunicazioni potevano avvenire in altri modi più veloci, però mi sembra che gli jugoslavi capiscano che non è andata prima che si muova l'ambasciatore sovietico dicendo è persa, andatevene. Fermati. Qui si tenta allora di recuperare qualcosa con gli accordi, i famosi accordi di Belgrado e di Duino, che sono i due di fatto piccoli accordi nell'estate del 45 che poi determinano di fatto l'assetto territoriale definitivo, perché la linea Morgan, assumi che è questo è l'originale tra l'altro che ho trovato a Belgrado, assomiglia molto al confine Attuale. definitivo, c'è molta speculazione poi, ma chi ha deciso il destino dell'Istria, anche in Croazia, adesso che è uscita l'edizione croata, ma se la linea Morgan era questa, forse i lavori del trattato di pace di Parigi hanno avuto quasi più una funzione cosmetica o di decantazione che di altro tipo. Ecco, però sicuramente poi dopo che di fatto a Belgrado e a Duino gli angloamericani hanno concesso molto poco, il momento in cui gli jugoslavi capiscono che si deve cambiare strategia è l'inizio dei lavori per il trattato di pace, quindi nel 1946. Ma anche qui loro avevano delle idee molto particolari su che cosa si potesse ottenere in quella sede. E i primi rapporti che la delegazione jugoslava manda a Belgrado e a Parigi sono di cocente delusione, cioè qui non si sta decidendo niente, qui fondamentalmente si fa una specie di défilé per la stampa internazionale, ma è tutto già deciso prima e gli equilibri di potere sono già chiari.